puntata molto, molto speciale. Io sono molto emozionato, particolarmente perché abbiamo già avuto vari ospiti qui a Bazinga, ma oggi abbiamo un ospite proprio, insomma, speciale. Già gliel'ho detto, prima, dietro le quinte, si è messo a ridere. Allora, mi sembrava giusto per una rubrica che si occupa di serie comedy e di comicità, insomma, in tutti i suoi range, visto la triste scomparsa recentissima di Matthew Perry, così giovane, dedicargli una puntata perché non ha cresciuto solo me, la mia generazione, ma ne ha cresciute tante. Ha rappresentato veramente, insomma, il picco di comicità raggiunto, insomma, negli anni 90 con la sitcom cult che è stata Friends. E oggi io ho l'onore, insomma, di avere qui ospite con me, e lo faccio entrare tra pochissimo, il suo doppiatore storico, che lo ha doppiato non solo in Friends, ma anche in molti altri prodotti. È stato anche la voce di Edward, tra gli altri, principalmente di Edward Norton, Owen Wilson, Josh Lucas, Jason Sudeikis e Jason Bateman, quindi insomma un parterre che faccio entrare Massimo De Ambrosis. Massimo, ciao e benvenuto. Buongiorno a tutti. Innanzitutto ti ringrazio nuovamente, insomma, per essere qui. E Prego, il piacere è inizio mio. proprio, come dire, ti inizio, ecco, ci confermano in chat che ti sentono e ti vedono. Allora, io ti faccio subito una domanda proprio in medias res per buttarci subito in questo fiume di ricordi, insomma, che sarà un po' quello di oggi. E ti volevo chiedere questo: quando hai saputo, insomma, della morte di Matthew Perry, qual è stato il tuo primo pensiero? E a cosa hai pensato, insomma, delle varie cose, se ti è capitato, insomma, di pensarci magari poi in quei primi giorni, di tutto quello che hai doppiato, insomma, su di lui, che lo riassumo brevemente, tu non l'hai doppiato appunto solo in Friends, nonché nello speciale, insomma, della reunion del cast, ma anche nei due film di FBI Protezione Testimoni, Tutta colpa di Sara, Seventeen Again, Ritorno al liceo, Studio 60 on the Sunset Strip, Ally McBeal, Scrubs e Mr. Sunshine. Non credo di essermi dimenticato nulla, però, come a dire, l'ho doppiato praticamente in quasi tutto quello che ha fatto. Ecco, qual è stato, insomma, il tuo primo approccio a sapere, insomma, la morte di un attore così giovane e che ha rappresentato, insomma, tanto, immagino, no? per la tua carriera. Allora, intanto buongiorno a tutti. Adesso rispondo subito alla domanda. Dalla presentazione che hai fatto, magari uno si aspettava che arrivasse Martin Luther King o Gandhi, invece no, alla fine è venuto solo Massimo De Ambrosis che fa il doppiatore. Guarda, allora, È tutta intanto io con. meritata la presentazione. Allora, con Friends per me è stato un pezzo di vita perché, nel senso che 10 stagioni, quindi vuol dire tanti anni di doppiaggio dedicato a questa a quest'opera, insomma, è una cosa con cui ci sono cresciuto ed è anche un attore che quando lo cominci a doppiare, però lo cominci a doppiare per tanto tempo, vedi anche l'evoluzione, ci cresci insieme. Nelle ultime cose che ho fatto di lui, anche nell'altra serie, quella dove faceva il produttore di uno studio televisivo, oramai lo conoscevo talmente bene che sapevo in anticipo che cosa avrebbe fatto. Perché Sì. comunque ci cresci insieme, non c'è niente da fare. È come se conoscessi la persona attore. Personalmente io non l'ho mai conosciuto. Quando ho saputo della morte sono rimasto dispiaciuto umanamente. Io non è che avevo un rapporto, non ho mai avuto un rapporto diretto con lui, non l'ho mai conosciuto. Quindi chiaramente il dispiacere è umano e professionale, insomma, perché secondo me. Diciamo che abbiamo perso un attore molto valido, ma non ho fatto un salto dalla sedia perché quando l'ho visto alla reunion, mi duole dirlo, ma sembrava l'ombra di se stesso. Era,
lo sguardo era molto un po' perso, quindi l'avevo anche un po', diciamo, cioè, ero rimasto anche un pochino male perché veramente ti dispiace vedere una persona, non dico lasciarsi andare perché lui da sempre è stato così, credo che in un'intervista abbia rilasciato una dichiarazione in cui diceva che l'unica stagione dei Friends in cui è stato sobrio è stata la nona. Questo ci dà un po' l'idea del personaggio e della persona Matthew Perry, che insomma credo che qualche problemino l'avesse. Quindi insomma, Assolutamente. e Sì. quindi insomma, ecco, dicevo, non ho fatto un salto dalla sedia perché sai, quando vedi una persona che con il tuo suo percorso anche è entrato tante volte in cura per cercare di uscire da quelle che erano le sue, diciamo, consentetemi il termine, vizi, perché comunque purtroppo l'alcol, le Sì, le sue medicine, dipendenze comunque, diciamo le sue certo. dipendenze, ok? Quando comincia a uscire, entrare più volte, chiaramente, diciamo che la vita non te l'allunghi, ecco, diciamo questo. E ti dispiace perché veramente era secondo me, un bravissimo attore, un bravissimo. Aveva un'ironia, un sarcasmo rari. Sono pienamente d'accordo e anche io devo dirti la verità, non sono saltato sulla sedia, cioè nel senso ci sono rimasto malissimo anche perché appunto come la tua voce lui mi ha, cioè, è uno degli attori che mi ha, con cui sono cresciuto insomma, no? Della mia formazione visiva ancora prima che come dire professionale e ovviamente ti fa rimanere molto male, ma non ti sorprende più di tanto perché anche io, ecco, hai citato la reunion, ci sarei arrivato tra un attimo, ma approfittiamone adesso. Anche io ero molto rimasto perché era evidente che tra tutti e sei era quello che, come dire, era uscito peggio, nel senso, no? In questi anni, insomma, da quello che ha rappresentato poi, no? Il successo per quella serie, perché, come tu giustamente dicevi, no? 10 anni non sono pochi. Ci cresci con quei personaggi, no? Lo conosci l'attore, il personaggio come se fosse te stesso, anche per loro come attori è stato così, no? Quindi anche per Matthew Perry. E scoprire poi, perché io alla prima visione mi ricordo, non me ne accorsi subito, no? Perché poi arriva anche l'età della ragione, insomma, no? Scoprire che il fatto che fosse dimagrito e ingrassato, no? Tra una stagione e l'altra, così tanto era segno di tutti i problemi appunto di dipendenza che tu hai citato che ha avuto. E io purtroppo mi ricorderò sempre quella frase che ha detto nella reunion, cioè io quegli anni insomma di Friends alla fine sono stato a sentirlo da la serie che insomma ti ha dato il successo, però ci ricorda che a volte il successo, soprattutto con giovani, erano ventenni, sono maturati, no? Come i loro personaggi, insomma, con quella serie non sempre aiuta. Ecco, però ti volevo chiedere questo: quando ti sei trovato a doppiare la Reunion, cioè, com'è stato? Perché è una cosa rara, voglio dire, no? Poter doppiare l'attore che fa l'attore, cioè che fa se stesso. Parlando di un personaggio così iconico che ha doppiato, oltre alle frasi, insomma, che abbiamo un po' citato, no? Terribili che ha dovuto dire, insomma, ha detto un'altra frase che ha detto nella reunion, mi ricordo, fu io, no, se non facevo ridere in quegli anni sentivo che non avevo concluso nulla. Sono queste le parole esatte, però il concetto, insomma, era questo. Ecco, che effetto ti ha fatto? Doppiare un progetto come quello, che è molto particolare, noi per un doppiatore non capita, insomma, così di frequente. Ma guarda, devo dire che il fatto dell'idea della reunion, secondo me, è stata anche una cosa molto carina perché diciamo che era un modo per chiudere forse un cerchio, nel senso che dopo la decima stagione, ogni anno uscivano voci, ah, adesso faranno un film, adesso forse riprenderanno la serie.
Invece io credo che la bellezza di quella serie è stata proprio che si è conclusa e in quel modo, e non doveva più essere riaperta, perché intanto facendo così, diciamo che metti un punto e crei un mito. Cioè, il dramma di molte serie che economicamente vanno avanti per 20 stagioni, dove poi alla fine non hai più idee perché poi i personaggi sono sempre quelli, sembra un modo per portare veramente, tirare la corda, accanimento terapeutico, sì, portarla all'esasperazione, e poi chiaramente il pubblico comincia a non seguirla più, quindi sembra una sorta di malato terminale che piano piano sta lì, che soffre e poi alla fine scompare. Ed è bruttissimo, perché magari le prime stagioni erano molto belle e quindi poi ti rimane come al solito il ricordo dell'ultimo periodo. Invece il fatto che abbiano, devo dire intelligentemente, gli autori abbiano chiuso questa cosa a 10 anni e poi abbiano deciso di fare questa reunion un po' come a chiudere il cerchio, a dire è stato bellissimo, siamo stati tutti bene, abbiamo fatto una cosa unica che rimarrà a lungo nella storia della televisione, e facciamo questa commemorazione. È un po' come, dico una parola forte, un funerale, ma non è quella, è la commemorazione di dire abbiamo fatto questo, basta. Chiaro che se poi tra 2 anni fanno un'altra reunion, ecco lì dovrebbero evitare di farla, perché abbiamo parlato abbastanza. Abbiamo già dato, come si suol abbiamo dire. Già dato. No, sono d'accordo, hai detto una cosa con cui concordo proprio al 100%, era l'unica cosa forse che si poteva fare per questa serie, come altre, no? Che è meglio che non vengano toccate più, nel senso, no? Questa reunion come una rimpatriata scolastica, no? Come quando ti ritrovi, no? Quelli con cui andavi al liceo, no? E vedi dove sono finite le vostre vite, no? 8 anni dopo, però appunto hai detto perfettamente, per chiudere un cerchio. E adesso appunto però se me la rifanno dopo 3-5 anni perde anche di significato questa reunion, no? Perché non è più unica, voglio dire. Diventa un'operazione economica, che è la cosa peggiore che puoi fare. Infatti. Allora, tutto questo mi porta perfettamente a una domanda seguente che ti stanno facendo anche in chat e che ne approfitto perché anch'io l'avrei fatta, la riformulo un po'. Allora, da i tempi di Friends, la serie, a La Reunion, nonché a Ted Lasso, che è l'altro personaggio iconico, comico, che hai doppiato nella tua lunghissima carriera a livello seriale, sono cambiate moltissime cose. Cioè è proprio cambiata, no? L'industria, è cambiata la fruizione. Ted Lasso è stato fatto per una piattaforma, Friends andava in onda sulla TV generalista in America e anche da noi, Friends The Reunion è andato in onda, vabbè, su un servizio streaming in America, su Sky e Now da noi. Ecco, è proprio cambiato tutto, no? Nel sistema. Allora volevo capire questo: all'epoca di Friends ti è capitato che una cosa che so, perché me l'hanno detto già tanti doppiatori, non si usa più perché non c'è più tempo proprio materialmente, non c'è più modo di doppiare in sala di doppiaggio con i tuoi colleghi, gli altri 5, insomma, di Friends. Questa cosa è successa con la reunion per caso, per qualche congiunzione astrale, ed è successo in Ted Lasso con gli altri tuoi colleghi? Vai. Allora, qui dobbiamo entrare un pochino più nel tecnico. Certo. Allora, una volta si usavano altri mezzi tecnologici, cioè una volta c'era la pellicola, per cui si entrava in sala con non so se qualcuno ve ne ha mai parlato, qualsiasi tipo di prodotto era fatto in pellicola. Quindi che cosa succedeva? Per poter vedere solo una scena, veniva preso quel pezzo di pellicola, veniva tagliato, quindi diciamo un minuto di scena, veniva tagliato, veniva messo una coda di pellicola bianca e veniva chiuso. Questo anello che si formava di pellicola si chiamava anello, ed è un termine che usiamo anche noi oggi, cioè che con tutto che non esiste più la pellicola, ma che noi lavoriamo adesso su dei file,
il fatto che ci sia questo pezzo di video, di film, che viene mandato avanti e dietro sempre quel pezzettino per provarla, per vederla, continua a chiamarsi Anello e viene da questo retaggio che c'era della pellicola. Questa pellicola veniva messa nella cabina di proiezione sul proiettore e quindi girava sempre quel pezzettino lì, quindi tu vedevi una sequenza di 30, 40, 50 secondi, finiva la sequenza, c'era un bianco e ricominciava da capo perché nel frattempo la pellicola ha fatto tutto il giro nel proiettore. Quindi questo che cosa comportava? Intanto dei tempi di lavorazione più lenti e soprattutto c'era anche un limite di piste da incidere, perché una volta non c'era la tecnologia che c'è adesso dove tu puoi incidere piste all'infinito, senza non c'è numero. Una volta il numero delle piste era limitato, cioè si partiva dalle 2-3 degli anni 50-60 al massimo 4-5 degli anni 70-80-90, fin quando non siamo passati alla videocassetta, al beta, a queste cose. Ok. Allora che succedeva? Che tu eri obbligato nell'arco, cioè se c'era una scena con diversi attori, che tu al massimo potevi incidere due piste, tre piste, quindi tu potevi fare quella scena con, cioè, se erano sei attori dovevi farne tre su una pista, tre sull'altra, quindi dovevi lavorare insieme, ok? Sì, quindi, necessariamente, perché se no si entrava in sala insieme, la scena si provava tante volte, perché l'incisione doveva essere perfetta, era come se fosse una sorta di mini teatro. Cioè, sì. Okay. Si provava tante volte finché non eravamo tutti pronti, dopodiché si incideva e doveva essere fatta dall'inizio alla fine senza sbagliare. Se qualcuno sbagliava o all'inizio o alla fine, la scena andava rifatta da capo, tutta. Quindi che succedeva? Erano cavoli, immagino, del direttore del doppiaggio. Chiaramente c'era una grossa concentrazione sul lavoro. Nel frattempo poi il mondo è cambiato, siamo andati avanti, adesso tu puoi addirittura, ti possono entrare su una parola. Perché il Pro Tools con cui noi lavoriamo, tu puoi addirittura prendere soltanto una parola, cioè io rifaccio la battuta, quella parola non mi è piaciuta, la porto nella pista della battuta precedente, mi serviva solo quella parola lì e posso prenderla. Quindi siamo arrivati a dei livelli. E questo chiaramente che cosa ha fatto? Ha sveltito molto il lavoro. Nel frattempo, quando parlo del Giurassico, cioè da quando ho cominciato io a fare doppiaggio, parliamo del Giurassico perché io ormai sono un attore in via d'estinzione. Che succede? Che nel frattempo, una volta c'erano film del cinema, che era cinema di serie A, di serie B, e c'erano due canali televisivi, perché c'era Rai 1 e Rai 2, ok? Negli anni 70-80 sono scoppiate le TV private, negli anni 2000 sono cominciate ad arrivare le piattaforme, quindi il lavoro si è moltiplicato. Chiaramente tutto questo che cosa comporta? Che siamo arrivati, che chiaramente al di là, tralasciando il Covid, per cui dovevamo lavorare da soli. È stata una parentesi, quello, certo. Comunque il lavoro si continua a fare da soli perché è molto difficile riuscire a trovare magari due attori o i due protagonisti che siano liberi insieme, cioè questo lavoro lo dovresti organizzare con tanto tempo in anticipo, cioè io ho il lavoro fissato fino al 22 dicembre, tu capisci che per fare una cosa del genere, cioè se vuoi che io e Prando stiamo al Legio insieme, allora devi fissare una cosa per gennaio, capito? Per il 20 gennaio. Ti faccio un esempio, così stiamo a leggere insieme, perché altrimenti è difficile che riesci a far collimare tutti quanti. Quindi, ecco, per quello che più che altro si lavora da soli, diciamo, a leggio. E questo, devo dire, sveltisce anche il lavoro, perché una cosa è lavorare insieme, e una cosa è lavorare in due, perché ognuno incide la propria pista, la quale poi viene missata in sala mix perfettamente sulla tua voce. Se hai due voci, che magari una hai messo un pochino di più, una hai messo un pochino di meno, c'è del lavoro in più da fare. Cosa che invece, lavorando tutti separati, è come se fossimo dei musicisti. Cioè, vai in sala di incisione, ma ognuno ha il suo microfono che incide sulla sua banda. Quindi può in quel momento far, che ne so, il batterista va lì e ti fa due minuti di ritmo. Poi quello che tu hai inciso lo puoi usare su quello che vuoi, capito? Chiaramente questo è dato dalla tecnologia che ci ha permesso di fare tutto questo. Certo.
adesso che vi ho raccontato la storia del doppiaggio, è stato molto interessante perché dell'anello ci avevano già parlato, ma non ci avevano raccontato l'origin story dell'anello, quindi è stato, cioè, è andato a completare delle cose che ci avevano raccontato qui in live, ma non in questi dettagli, guarda che sono interessantissimi. Ma però, allora, quindi, guarda, scusami, ti do un'altra chicca sull'anello, vai. Quando veniva fatto l'anello, sulla parte bianca c'era un punzonatore che praticamente rompeva la pellicola a forma di stellina e tu facevi un buco a stella esattamente uno a un secondo prima della partenza dell'immagine, uno a 2 secondi, uno a 3 secondi. Quindi quando girava tu avevi praticamente come se avessi 3 bip che ti davano la partenza, cioè c'avevi uno, due, tre e partiva l'immagine. Sull'ultima stellina l'assistente al doppiaggio doveva allora fare con le mani questo, un ciak, perché serviva poi per mettere il sonoro a sinca con l'immagine. Questa cosa è meravigliosa, no? Questa cosa è meravigliosa. E vedi, ci dicono anche in chat che sono cose interessanti, ma è vero, perché è sempre scoprire un po' dietro le quinte, no? Noi vediamo sempre solo, vediamo e sentiamo in questo caso, no? Il risultato finale, ma non sappiamo tutto quello che ha portato al... Spesso non ce ne rendiamo conto, ecco, non è che non lo sappiamo, non ce ne rendiamo conto. Ma quindi sostanzialmente il lavoro si è molto velocizzato a livello tecnico, perché appunto grazie alle tecnologie avete anche appunto... Cioè, aiuta il fatto di avere un limite che non c'è, insomma, infinito sul poter, no? Studiare la parola, cambiare solo la parola. Però allo stesso tempo, siccome i contenuti si sono esponenzialmente aumentati, cioè il tempo si è velocizzato, però si è anche diminuito, nel senso che nel corso, insomma, dell'anno avete molte più cose da doppiare in molto meno tempo. Cioè, sostanzialmente, esatto. Quindi, come dire, si è velocizzato, però in realtà si è anche rallentato in un certo senso. Quindi, comunque, per chiudere questo discorso, la reunion l'avete fatta ognuno per sé, voi sei che vi siete ritrovati dopo anni. Era impossibile riunirci tutti quanti. Ok, perfetto. E a proposito del giurassico, come erroneamente l'hai chiamato tu, hai qualche aneddoto che ti ricordi, visto che appunto doppiavate insieme in sala, che ti è rimasto magari impresso in particolare, qualche, non lo so, battuta che vi facevate, qualche rito magari che avevate, che già ce ne hanno raccontati in altre occasioni, insomma. Ma guarda, come... a parte, vabbè, quando perché dopo 10 anni, insomma, siete diventati un po' una famiglia anche voi, ecco, in un certo senso. Ma sai, comunque siamo tutti persone che ci frequentiamo, certo, anche al di fuori del lavoro, perché lavoravamo tutti nella stessa società di doppiaggio, quindi c'era anche una frequentazione, certo, da questo punto di, certo, vista. No, era molto carino che magari ci incontravamo. Ah, ma l'hai doppiata quella puntata? Hai fatto quella scena? No, perché lì, io mi sono ammazzato perché quando l'ho vista. Quindi c'era proprio un grande scambio da questo punto di vista. Insomma, è stata una cosa per noi molto, molto bella. Guarda, ne parlo proprio con affetto, perché diciamo che eravamo tutti poi più o meno dell'età degli attori che doppiavamo, e quindi era qualcosa che capivamo molto bene, perché era una cosa per la nostra generazione, proprio non solo, cioè se io vado a doppiare un manga, chiaramente non è qualcosa che mi appartiene, no? È qualcosa che viene fatto per altre generazioni, che non è più la mia. Mentre quel prodotto era proprio fatto per noi. Quindi c'era anche un maggiore coinvolgimento emotivo e mentale in questa cosa, perché ci ritrovavamo nelle gag, nel modo di fare, nel modo di parlare. Insomma, devo dire, è stato... Vabbè, non è casuale che, insomma... No. Quando è che è finito Friends? Nel 2004. Nel 2004. E ancora stiamo qui a parlarne. Capito? Io lo dico sempre, la sitcom per eccellenza, ma perché fa ridere ancora adesso, come io vedo le battute oggi, fanno ridere come se fosse la prima volta. E molte poche serie possono dire una cosa del genere, soprattutto comedy, no? Che non è facile far ridere, sì, dopo tanti anni. A questo proposito,
è stato formativo, insomma, anche per voi, perché anche voi appunto siete cresciuti come gli attori sono cresciuti con i personaggi. Ma quindi anche voi avete fatto i compleanni dei 30 anni vissuti in modo diverso, come la famosa battuta di Joy: Dio, perché? Perché mi hai fatto questo, che mi hai fatto superare gli enti, arrivare negli enta? No, non era così. Questo a tanto è molto... non siete arrivati, insomma. No, questa è molto scritta, è molto da autore di sitcom, insomma, queste cose. Okay. Però, insomma, devo dire che c'erano tanti... Sai cosa c'era dentro, secondo me? I rapporti umani, che erano molto... sui quali un po' ci rispecchiavamo, ecco. Certo. I rapporti umani fra di loro. La genialità, secondo me, di quella serie è stata proprio questa, perché al di là della comicità della battuta o della comicità della situazione, c'erano dei rapporti umani sulle quali ognuno di noi ci si rivedeva, ecco. Sono d'accordo. E l'altra cosa, l'altro merito di Friends è stato, rispetto alle sitcom che sono venute prima, anche un Seinfeld, che ha avuto tanto successo in America ma non da noi, meno insomma conosciuta da noi, era che appunto i personaggi avevano delle relazioni, ma avevano un'evoluzione. Cioè, prima si pensava che i personaggi dovevano rimanere sempre gli stessi, invece, proprio perché anche erano gli anni formativi, no? Dai 20 ai 30 e passa, uno cresce, no? Si evolve, insomma, e questa è stata forse la cosa più bella di vedere per tutti i personaggi, insomma, Chandler per primo. Una domanda, a te capitava e capita, insomma, di rivederti, in realtà risentirti, diciamo, nei lavori che doppi, che siano serie o che siano film, perché per esempio, e ti è capitato di risentire Matthew Perry dopo che hai saputo, indifferente in che occasione, insomma, dopo che hai saputo la sua morte? Perché io ti devo confessare, un po' per motivi di tempo, ma un po' per motivi che mi fa un effetto, ancora non sono riuscito a rivedere nulla, nel senso di suo, non ce l'ho proprio fatta emotivamente, però ecco, volevo, era una curiosità, insomma, di... Guarda, no, mi sono risentito. Purtroppo, io questo lo so, che dirò una cosa che magari vi duole. Noi abbiamo un rapporto con lo spettacolo che è professionale. No, ma lo capisco. Quindi c'è un approccio proprio che è dato dalla professionalità. Quindi anche il coinvolgimento, che noi è qualcosa che noi dobbiamo ricreare, trovare dentro di noi e ricreare. Perché è chiaro che se io vado a fare una scena in cui sto piangendo e piango veramente, non si capisce una parola. E quindi questa cosa va, in ogni caso, va filtrata tecnicamente, devi ritrovare quello stato d'animo, ma non lasciarti andare, non ti puoi lasciare andare completamente allo stato d'animo, perché nel momento in cui tu devi descrivere un dolore, devi recitare un dolore, se tu provassi quel dolore non riusciresti a far arrivare nulla. Noi dobbiamo comunque in ogni caso trasmetterlo, e nel momento in cui lo trasmetti e usi una tecnica per trasmetterlo, è chiaro che quel dolore puoi pescare in te quali sono le cose che tu hai provato con quel dolore, ma poi le devi portare in termini palcoscenico, ma è il microfono, però è quello, capito? E certo, fa parte del lavoro, comunque fa parte del lavoro. Perché fa parte del lavoro, è ovvio. Ci sta. Lo capisco. Una cosa, tu, come dicevamo prima, lo ridico per chi magari si è collegato in corso di live, non hai doppiato Matthew Perry solo in Friends e nella Reunion, ma anche nei due FBI Protezione Testimoni, in Tutta Colpa di Sara, 17 Again, Studio 60, On the Sunset Strip, Element Bill, Scrubs e Mr. Sunshine. Hai un altro, a parte Chandler, hai un altro dei suoi personaggi a cui sei particolarmente affezionato, per qualsivoglia, insomma, motivo, o alla fine Chandler, nonostante tutto, insomma, batte tutti gli altri? Ma guarda, forse nei due film di FBI Protezione Testimoni, perché era sempre lui che comunque recitava
non faceva il personaggio di Friends, però aveva sempre più o meno la stessa tecnica di gag, la stessa, sì, le stesse pause, le stesse cose. Però faceva questo personaggio un po' succube della situazione, quindi devo dire era molto, molto, molto divertente. Cosa che invece, ecco, per esempio, non ho trovato nell'altra serie, quella dove faceva il produttore... Ecco, Studio 60 on the Sunset Strip. Studio 60, ecco. Te lo volevo chiedere. Ma sono sincero, non mi ha fatto impazzire quella serie. Lui non mi ha fatto impazzire su quella serie. Non so se... dico una cattiveria, probabilmente non era un buon periodo per lui, perché lo vedevo proprio un po' credo spento. Proprio di no, anche perché fu uno dei suoi tentativi di ritorno in TV, no? Esatto. Come Mr. Sunshine. E tra l'altro Studio 60 è scritta da Aaron Sorkin, raccontava il dietro le quinte, no, del mondo della TV, e forse tutto questo non ha aiutato, io temo, nel senso... Io la serie l'ho apprezzata, però capisco quello che vuoi dire. Cioè, secondo me forse non era proprio il suo massimo... era un periodo appunto di entrata e uscita dai rehab, insomma, e quindi non... tra l'altro, a questo proposito, insomma, appunto, la morte di Matthew Perry ci ha riportato, insomma... Insomma, se tanto se ne parla in questi ultimi tempi, in questi ultimi anni, il problema della salute mentale, insomma, Hollywood nel mondo dello spettacolo in generale, che è un argomento che è stato preso sempre troppo sotto gamba e tutt'oggi ancora non viene percepito spesso come importante, ma salute mentale, e che poi deriva anche dalle dipendenze, insomma, quindi salute fisica, medica, ma anche mentale. E allora ti volevo chiedere questo, cioè tu hai detto giustamente prima, in FBI protezione dei testimoni non era Chandler, però aveva quel tipo di comicità, cioè potremmo dire che comunque Matthew Perry, proprio come Chandler, spesso ha usato il sarcasmo come, era un'arma, no? Quella di Chandler per difendersi, in fondo, no? È un'arma di difesa. E la risata può essere terapeutica, cioè sia per chi la recita che per chi la doppia, che per chi la percepisce, può avere questo potere, forse più del dramma catartico, come ci insegnavano gli antichi greci, che dici? Allora, secondo me è un modo per affrontare e non affrontare. È un modo per non affrontare perché... il fatto di poter esorcizzare con una battuta qualcosa, diciamo che è una sorta di distacco, e affrontare perché è il tuo modo di, magari è il tuo unico sistema con cui hai affrontato la cosa. Apro una parentesi. Vai. Allora, Matthew Perry viene da una famiglia dove è figlio di una scrittrice erotica, e il padre era una drag queen. Quindi diciamo che probabilmente questa sua arma dell'ironia è stato un modo per poter magari essere accettato, avrà avuto qualche problemino, perché noi ragioniamo sempre con famiglie tradizionali, no? Quindi quando magari è una famiglia un pochino più particolare, magari nel mondo ti senti non proprio a posto. E forse questa è stata un po' la sua arma, questa del sarcasmo. Addirittura c'è proprio una battuta che lui dice in una puntata in cui gli viene chiesto un consiglio, esatto, e lui dice una cosa del tipo che non è bravo a dare consigli, e posso fare una battuta, un commento sarcastico. Esatto, che guarda caso è proprio lo specchio del suo modo di essere, del suo modo, secondo me, anche di vivere, per cui può essere che è una bellissima battuta, ma un po' fa vedere anche un po' un dramma che c'è dietro. Cioè, lui è uno che non si è mai accettato, altrimenti uno si chiede perché poi facevi uso di sostanze, perché bevevi, perché prendi medicinali, perché in quel momento hai un mostro dentro di te che ti porta giù, c'è qualcosa che tu non ti dà equilibrio. Quindi no, anche questo sarcasmo, che è bellissimo, ma probabilmente è stato un'arma a doppio taglio, ecco, diciamo.
con un fondo amaro. Tra l'altro lui poco prima proprio di morire aveva pubblicato un libro in cui raccontava proprio insomma il suo percorso, diciamo, no? il suo rapporto altalenante, il suo viaggio insomma nelle dipendenze, in cui in teoria poi insomma raccontava appunto che ne era uscito, che aveva anche aiutato altre persone, no? Che insomma erano entrate in quel vortice. Però io temo che magari è un'impressione sbagliata, che l'abbia così tanto colpito negli anni appunto della formazione, che è una cosa da cui non riesci a uscire mai fino in fondo per davvero, e quindi temo che questo sia stato valido fino alla fine. Temo. È difficile, ragazzi, è difficile in generale, ecco, però... No, ve lo dico perché io ho vissuto quando ero giovane, ho visto proprio della mia generazione, ho avuto degli amici che con l'alcol si sono veramente distrutti la vita, ho avuto degli amici che sono morti perché ai miei tempi andava tanto di moda l'eroina, e quella ti porta via in un anno, due anni ti porta via. Purtroppo non, ma oggi magari sono cambiati, adesso stiamo sulle pasticche, siamo su altre cose, ma il virus è sempre quello. Cambia la sostanza ma non cambia la sostanza, ma purtroppo non, sì, ti dà magari in quel momento, perché io penso che ognuno di noi magari può essere che ha provato nella vita, perché anche piaceva, poi bisogna a un certo punto darsi dei limiti, certo, comunque, certo. Perché una cosa è bere con gli amici e una cosa è non esserci col cervello. E questa, certo, cosa quando comincia a ripetersi, diciamo che ti... È vero, è bellissimo quando sei un po' brillo, perché ti senti che non hai più tante barriere, ti lasci un pochino più andare. Però se deve diventare poi un'abitudine, alla fine devi bere per star bene, è bruttissimo, insomma, questa cosa. Certo, purtroppo hai fatto il salto, insomma, che a volte appunto deriva dal successo, anche il rapporto con il successo, con la fama, bisogna sempre stare molto attenti, soprattutto se succede quando siamo ancora giovani e più vulnerabili, no? Più malleabili ancora, non abbiamo ancora magari la maturità per comprendere bene le situazioni. Allora, prima di fare un passaggio logico a Ted Lasso, perché cioè, ce l'hai servito su un piatto d'argento, ti faccio una piccola domanda di parentesi, perché tra i ruoli, insomma, tra gli attori che hai doppiato, tu hai doppiato sia Owen Wilson che il fratello, Luke Wilson, in vari lavori. Allora ti volevo chiedere, perché anche questa è una cosa che non è che capita spessissimo, immagino, insomma, nel lavoro di doppiatore, cioè com'è stato doppiare due fratelli che tra l'altro poi si somigliano pure, no, così tanto, non è che dici sono due fratelli, che più di tanto, cioè che lavoro hai fatto per dargli, come dire, sì, la tua voce è riconoscibile, però comunque un tono diverso, no? Nel senso, ecco, un approccio diverso, o forse non ci hai proprio pensato, magari, perché... Guarda, allora, io ti dico quello che succede. Nel momento in cui io vado, entro in sala e devo doppiare un attore, o comunque anche un attore famoso, uno sconosciuto, un personaggio, quello che vuoi, allora, la prima cosa che devo fare è vedere quello che fa lui. Ok. Allora, quando si doppia un attore bravo, è più facile, perché l'attore ti dà tutte quante le sfumature, i segnali, e il modo di dire le battute, e quindi tu vai lì e lui già ti dice: guarda, questa l'ho detta così, e tu la dici così. Chiaramente i toni sono diversi, perché certo, i suoni inglesi o tedeschi o francesi sono completamente diversi dal nostro, però capisci qual è l'intenzione e ti dà tutte le intenzioni di ogni battuta, la logica di ogni battuta, il sentimento di ogni battuta. Quando doppi quelli, diciamo, non bravi, va, per non dire i cani, i famosi, è difficilissimo. È più difficile perché siccome lì davanti a te c'è il nulla cosmico, allora devi cominciare a inventare tu qualcosa. Certo. Da mettere su quelle facce completamente sfocalizzate dalla realtà. Quindi doppiare un attore che non è bravo è faticosissimo e difficilissimo. Quindi ci stai dicendo che i Wilson non sono solo cani? No, non è vero. Ah, okay. Sto dicendo questo per dirti che Owen hanno due modi proprio diversi di recitare, hanno proprio un approccio diverso, quindi
quando sono andato a doppiare uno, ho seguito quello che faceva lui, e quando sono andato a fare l'altro, io sono assolutamente due bravi attori, non su questo, no, no, i cani che ho doppiato, no, no, ma sono ci altri, stare, e sul quale non me lo domandate perché non parlerò neanche sotto tortura, ma ho doppiato dei cani pazzeschi. Ok, e... tranquillo, non ti chiediamo di fare nomi, non in questa sede, tranquillo. Non bello, perché poi mi hai citato Owen Wilson, che è un altro che pure quello qualche problemino ce l'ha avuto. Pure lui, effettivamente. Anche lui, qualche problemino. E dici, ritornano nella tua carriera, non si sa ben perché. Mamma mia. Mi sembra. C'è stato già un alcolizzato, mettiamoci Massimo De Ambrosi. Mettiamoci Massimo De Ambrosi. È stato così bravo a gestire 10 anni di... Questa era troppo cattiva. Questa era troppo cattiva, dai. No, vabbè, scherzi a parte. Ok, allora, vedo che in chat ti fanno una domanda su Matthew Perry, su Chandler. Allora... la puntata preferita di Maurizio è quella in cui giocano gli appartamenti, no? Ti ricorderai, immagino, e se li scambiano, insomma, che poi è stata ripresa, tra l'altro, no, il quiz nella reunion. Sì. Ok. Se hai qualche aneddoto, qualche ricordo di quella puntata, o magari della reunion, che è più recente, insomma, di quando fanno il quiz, io questa cosa mi ricordo del quiz della reunion, che hanno sbagliato le domande di nuovo le ragazze, cioè di nuovo hanno fatto gli stessi errori di 25 anni prima, ma va bene. Insomma, se hai qualche ricordo, se non ce l'hai, non fa niente. Guarda, allora, intanto io capisco che per voi è più facile ricordare, per voi, perché lo so che ce le siamo riviste. 23 puntate per 10 anni sono 230 puntate, infatti, o 265, sì. Adesso non me lo ricordo. Cioè, e poi le ho doppiate, stiamo parlando di più di 15 anni fa. Dal 94 al 2004, quindi insomma 25 cioè, anni fa. Ragazzi, io ho 59 anni. Quindi abbiate pietà di me, non ho memoria di tutto quello che faccio. Credo che sia una mia difesa, perché col fatto che io, infatti, quando mi dicono: ma tu che fai? Ma ti vedi film e telefilm? Io molte volte torno a casa, io non voglio vedere nulla, perché cioè, avendolo ce l'ho davanti agli occhi tutto il giorno, la serie, la cosa, cioè torni a casa che vuoi vedere la vendita dei tappeti, perché proprio vuoi proprio staccare. È come dire a un chirurgo: torno a casa e opero, capito? Opero mio figlio a casa, no? Ti capisco, io mi occupo soprattutto di serie e ogni tanto non se ne può più, nel senso, no? Cioè vuoi vedertele anche senza pensare, capito, a tutto quello, insomma, che... No, però adesso nella fattispecie è vero che sono rincoglionito, che sono da buttare nell'umido, però mi ricordo questa scena in cui si facevano queste domande, che facevano questo tifo accanito, erano tutti arrabbiati, presi, e ci faceva molto ridere, perché poi, oltretutto, se non ricordo male, in quegli anni uscì, credo, una delle prime versioni di Trivial Pursuit, che era una cosa che si giocava così, cioè c'erano le domande e c'erano queste cose cattive. No, perché non hai detto una cazzata? Quante amicizie non è valida, capito? Sì, quindi era una cosa che noi ci trovavamo molto, insomma, da questo punto di vista. Invece erano domande sulle loro abitudini, sulla loro vita. Era molto divertente. Sì, era sul molto famoso divertente. Lavoro di Chandler. Tu poi l'hai mai capito? Il lavoro di Chandler? L'hai mai capito? Questo è uno dei grandi misteri di Friends che ci ha regalato. Non si capiva qual era questo lavoro. E giustamente ci ricorda Maurizio la rivista, che non mi ricordo se è una rivista di moda, ora non ricordo, che arrivava a Chandler Bing, per invece che a Chandler Bing, insomma, sì, comunque è vero. Comunque gli episodi ho controllato 236, tu hai doppiato 236 episodi. Eh sì, perché guarda, fa impressione a ripensarci, no? Erano circa 23 a stagione. Sì, esatto, più o meno era quella la media. Quegli anni. Magari ce n'è stata una da 25, una che è stata fatta, sì, forse l'ultima puntata è stata fatta in due parti. Sì, e l'ultima stagione ne ha 18, perché li convinsero a tornare per un'ultima stagione però ridotta, sì. Insomma, per... Sì. Li convinsero, credo, con delle ragioni fantastiche. E il famoso milione di dollari a episodio, sì, che però... Milione di dollari a settimana a puntata, sì, perché andava settimanale, sì, e fu. Però guarda, io ci ho sempre visto, e sicuramente marketing e attenzione, ovviamente, no? È questione di soldi, però è una cosa che solo quella volta successe a livello seriale, si è ripetuta solo in Big Bang Theory.
che tutti si misero d'accordo in modo da dire o ci aumentate il salario a tutti o non torniamo. Cioè, una cosa che dietro una questione monetaria aveva una questione comunque di unione, di famiglia, cioè nel senso, sì, noi o torniamo tutti, o ci trattate tutti allo stesso modo o non torniamo, nel senso, no? Per, che insomma ha un suo romanticismo, pur avendo una questione, insomma, di sordi, insomma, ecco. Ti dico un segreto, l'abbiamo fatto anche noi doppiatori. Ecco, bravi, bravi. Guarda, siamo reduci da vari scioperi, no? In questi ultimi mesi. O le ultime due stagioni l'abbiamo fatto. Bravi, bravi, avete fatto bene, sono contento. E tra l'altro immagino che appunto dopo 236 episodi, quando vi siete ritrovati a doppiare l'ultima doppia puntata, l'ultima scena rispettiva, insomma, dei vostri personaggi, una lacrimuccia immagino sia scesa. È stato molto emozionante, insomma. E poi comunque era anche il fatto di dire si è chiuso un pezzo di vita, perché comunque siamo cresciuti anche noi, abbiamo cominciato questa serie che eravamo giovani, perché avevamo insomma 20 anni, 22, 23, e insomma siamo usciti che cominciavamo ad avere figli, quindi... Proprio come loro del resto, quindi... Esattamente come loro. Perfetto, perfetto. Allora, da Matthew Perry, da Chandler, passiamo a Jason Sudeikis, che tu hai doppiato in varie occasioni, e poi, soprattutto, in Ted Lasso, che in soli 4 anni, 3 stagioni, mezze stagioni se vogliamo, no? Perché sono in tutto poco più di una trentina di episodi, no? Non sono i 236, eppure complice il fatto che è arrivato in pandemia, proprio quando ne avevamo bisogno di una serie del genere, io questo l'ho sempre detto, è arrivata proprio a fagiolo, è già entrato nella cultura popolare, adesso non penso di non bestemmiare dicendo al pari di Chandler Bing, perché veramente in soli 4 anni è già insomma andato sulla bocca di tutti. Ecco, quello che fa il personaggio di Ted Lasso è esattamente quello che faceva Chandler, che faceva Matthew Perry, quello che hai detto prima, cioè usare il sarcasmo, no, questa battuta continua sempre pronta come arma di difesa. Lui non ha un problema di dipendenze, ma ha altri traumi, diciamo, no, che si è portato dietro e che dopo la prima stagione, dalla seconda alla terza scopriamo, no? Il padre, il rapporto con la madre, insomma il rapporto con l'ex moglie, il figlio, tutta una questione di generazione dell'età. Allora ti chiedo, com'è stato doppiare lui in quell'occasione, perché appunto già l'avevi doppiato ma l'hai ritrovato seriale, quindi comunque in più episodi, in più puntate, e com'è stato trovare, per quanto magari forse te l'ha dato lui stesso nell'originale, cioè un equilibrio tra il dramma e la commedia, molto più, ancora di più, no, di Matthew Perry, di Chandler Bing, in doppiare questa serie, che fa tantissimo ridere, però spesso c'ha questa risata amara, no, di fondo, perché ti fa riflettere, sì, su tantissime cose, no, su tantissimi temi. Ecco. Allora, partiamo da un postulato. Jason Sudeikis è bravo. È bravissimo. È proprio bravo. È proprio bravo. È veramente bravo. Ed è un piacere doppiarlo, perché ha delle espressioni, ha un modo di usare la voce, ha delle sfumature, ragazzi, che è una cosa che io ve lo dico, cerco di stargli dietro, ma lui è proprio bravo, fa delle cose fantastiche. E quindi è veramente uno di quelli che ti insegna questo mestiere. Proprio io ho imparato anche da lui a trovare queste cose, a trovare questi equilibri, ad avere questa comicità, molte volte, adesso dico una parolaccia, la Buster Keaton, dove c'è un viso che non corrisponde a quello che lui sta dicendo. E non è una parolaccia, lo sta facendo e lo sa e lo usa questa cosa, perché è uno che si vede che ha studiato, è uno che si vede che ha osservato i grandi attori, ed è uno che ha rubato tante piccole cose da altri, e devo dire che
per me è sempre un piacere doppiarlo Tra perché l'altro, non a caso viene da Saturday Night Live americano, che anche è questo. una scuola di formazione letteralmente, nel senso, quindi Sì. ecco, non è un caso, credo. Bene, fatto questo postulato. Allora, fatto È vera questo. questa cosa che scrivono in chat, è vera perché me la ricordo io in Ted Lasso, che anche nelle ultime stagioni che beve il tè non si è ancora abituato a niente, non gli riesce a piacere, ma si sente in colpa quasi, no? Sì. Essendo un ospite. Beh, dunque, la grandezza, secondo me, degli attori è quella, cioè il fatto di lavorare su queste sfumature, di poter passare anche da una battuta comica a una battuta molto profonda, pochi lo sanno fare. Ecco, lui è uno di questi. E come dicevo prima, per quello avevo detto, doppiare gli attori bravi è più facile. Per me, ecco, andare dietro a lui, stargli dietro, fare quello che fa lui, non solo è più facile perché praticamente mi dice tutto quello che devo fare proprio sulla scena, ma mi aiuta pure a migliorarmi perché io vedo proprio delle cose di occhi, di espressione che in quel momento tu devi recepire e devi mettere nel tono della voce in qualche modo. Quindi sì, c'è un bellissimo lavoro, poi devo dire che anche questo purtroppo ho fatto in seconda colonna, quindi ero da solo in sala, però insomma è stato fatto secondo me anche un bel lavoro proprio a livello anche di adattamento, a livello di direzione, che insomma è riuscito a creare un bel gruppo di doppiatori con le voci tutte giuste, insomma. Quindi ringrazio Metello Mori, che è quello che ha diretto la serie, e devo dire, insomma, prodotto veramente fatto proprio bene. Lo ringraziamo anche noi perché è vera questa cosa. Era molto difficile, viste le voci originali così particolari, no? Con tutti gli accenti, scegliere il corrispettivo, e anche secondo me ci sono riusciti. Chiedono in chat una domanda giusta. È durato solo 3 stagioni, 34 episodi, mezze stagioni, no? Se vogliamo, appunto, con un, di un tempo. Che effetto però ti ha fatto salutarlo, insomma, l'anno scorso? Cioè, è stato Un po' comunque. dispiaciuto perché la serie mi piaceva molto, la trovavo molto divertente ed era scritta molto bene. I personaggi funzionavano. Onestamente, non so perché, forse un'altra stagione poteva essere interessante, o forse hanno deciso che, sai. Lì entri in un mondo che non è il mio, perché purtroppo vai in uffici dove hanno tutti gli ascolti e la vendita, cioè entriamo in un mondo che non è il mio. Io faccio il doppiatore, è un'altra cosa. Certo. Quindi, però, Però io ecco, la mia sensazione era che secondo me un'altra stagione non era male farla, l'avresti perché fatta, insomma. ma il personaggio, secondo me, la situazione, i personaggi reggono perfettamente per un'altra stagione, cioè non ti annoiano, ecco. Non c'è la ripetizione, cioè non c'è stata ripetizione nelle prime stagioni, quindi insomma l'ho trovata molto, molto divertente da questo punto Allora, di vista. io credo che abbiano voluto chiudere in una nota alta, su una nota alta, come si suol dire, no? Cioè evitare di rischiare di finire, no? Appunto nella ripetizione, nella ridondanza. E quindi. Però in realtà è da prima del finale, cioè la stagione non è stata pubblicizzata come ultima dalla stessa Apple, no? Ci hanno molto giocato su questa cosa. E in realtà è già da quel finale che si continua a parlare di una possibile continuazione, non si sa ancora sotto quale forma. Quindi, secondo me, Massimo. Possibile che ti risentiamo in quel. O forse in realtà non te, paradossalmente, perché Ted dice questa cosa nel finale, bellissima. Non è mai stata la mia storia, è stata la loro. È come a dire che forse rivedremo gli altri, perché Ted, come Mary Poppins, no? Io l'ho paragonato, è Sì, arrivato, può ha darsi. trasformato in meglio, no? Tutto quanto, poi si è cambiato il vento e se n'è dovuto andare, insomma, tornare a casa sua. E forse gli altri personaggi, quindi non vorrei che in un possibile prosieguo, che per adesso appunto sono teorie, risentiamo tutti, ma non te paradossalmente, perché magari Ted non c'è più, però Farà insomma altre cose. farà altre cose, giustamente. Ecco, guarda, siamo quasi in chiusura, quindi io ti chiedo un
un ricordo sia di Ted che di Chandler, se hai qualche battuta che ti è rimasta appunto nel cuore, so che forse qualcuna te l'ha riappuntata, o che magari ti sei ritrovato, non dico a usare nel quotidiano, però insomma, no, che, un po' come mantra, anche se vogliamo, soprattutto Ted, insomma, c'è un sacco di mantra, voglio dire, in quella... Guarda, io quella che mi ricordo di Ted è quella dell'animale più feroce al mondo, il pesce rosso, perché è geniale. È geniale. Il dopo pesce rosso minuti... che è dimenticato... Dimentica dopo 3 secondi, è io la trovo bellissima, quella, quando l'ho letta la prima volta ci ho dovuto pensare un attimo, perché ho fatto, ma perché dice così? Perché dice e così? Poi dopo ci arrivi, perché poi con la scena poi lui spiega questa cosa, ho detto no vabbè, questa, gli autori qui sono stati fantastici, si sono inventati una cosa che sono va d'accordo. Al di là, cioè una cosa che ti arriva, poi ci ripensi dopo e ti arriva proprio... l'essenza della battuta ti arriva qua proprio, no? Ti arriva qua, bellissimo, bellissimo. E Chandler invece c'hai già un po' nei denti, su Chandler, guarda io me ne ricordo una, forse perché era la gag che era molto carina, quella dove Ross dice che si vuole sposare e arriva, non mi ricordo chi entra vestita da sposa. Perché no, perché io voglio sposarmi, entra lei se la sposa e mio papà, e io voglio $1 milione, perché era proprio la giornata che succedono le cose, mi faceva molto la gag come era stata costruita, la scena come era stata costruita, perché era fatta con dei tempi perfetti, proprio molto molto bene. Questa era l'altra capacità che gli attori sono cresciuti e si vede e hanno acquisito dei tempi comici, una presenza teatrale, perché la sitcom viene girata come in teatro, capito? Sì. Cioè col pubblico, non è una cosa per tutti, io lo dico sempre, cioè chi l'ha fatto per 10 anni si è fatto le ossa, capito? Insomma, assolutamente sì. Sono stato negli studi dove hanno girato Friends, Io no, vabbè, ti ha fatto un effetto, immagino, anche se l'avevi visto. È bello vedere tutta la scenografia, e cioè, perché ti fanno entrare dove c'era il pubblico, certo. Quindi vedi proprio come veniva vista la cosa quando veniva girata, insomma, molto particolare, molto bello. Ok, allora guarda, prima di salutarci... mostro la clip che volevo mostrare all'inizio, che è breve, che però mi sembra perfetta per salutare Matthew Perry, Chandler, perché ieri era il ringraziamento, oggi il Black Friday, no? In America. Oh sì, sono una papera e faccio acqua qua, che bel divertimento! Molto carina. Aspetta, aspetta! Senti, Monica, ti assicuro che non va. Sta a guardare. Sei magnifica, ti amo. Cosa? Niente, ho detto che eri magnifica e poi ho smesso di parlare. Hai detto che mi ami, è meraviglioso. No, non è vero. Sì, l'hai detto. Non l'ho detto. Tu mi ami. Non è vero. Basta, 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 basta. Mi sembra, insomma, no? Un bel modo di ricordare... il primo momento. Molto carino, molto carino. Tra Monica e Chandler, quando appunto le dice che l'ama, e la famosa, il famoso episodio di ringraziamento e il tacchino, insomma, molto carino. Faccio. Allora Massimo, io ti ringrazio di nuovo. Ma io ringrazio voi. È stata una bellissima chiacchierata, quindi grazie, ci hai raccontato un sacco di aneddoti carini. Grazie a voi. Massimo, un abbraccio grande e grazie ancora. Buon weekend a tutti. Grazie a voi, grazie a tutti. Ciao, 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 ciao.